8 persone che percepivano il reddito, volevamo un po' raccontare la loro storia. In quell'occasione la signora Donatella non è riuscita a raccontare la sua storia, però era presente, siamo fatti Sì, anche qualche foto, sono abbiamo fotografata. sentito qualche sua amica. Adesso però la cosa bella è che la signora Donatella è riuscita finalmente, a testimonianza del fatto che loro vogliono lavorare, la signora Donatella vuole lavorare, è riuscita ad avere tramite il comune un progetto. È stato offerto un progetto utile per la collettività, un PUC, e quindi presta servizio presso questa RSA. Da quanto tempo? Perfetto. Da maggio dell'anno scorso, 2 di maggio. 2 di maggio? Donatella, come ti trovi? Benissimo, guai a chi me li tocca, il signor Frivoli, bravissimo, c'è tanto di cappello, tanta di accoglienza e con gli ospiti e con il personale altrettanto. Ah, possiamo lanciare un messaggio insieme? Sì. Smettiamola di dire che sono i divanisti, i nulla facenti. Rispettiamo la dignità di tutte le persone, soprattutto dei più fragili. La signora Donatella è un esempio concreto. Siccome andiamo sempre a cercare il truffatore, che c'è anche il truffatore, sono una minima parte. Veniamo a parlare con la signora Donatella. Con le tante Donatelle che percepiscono un reddito, hanno delle difficoltà serie. Non hanno ovviamente di che arrivare a fine mese come tanti italiani peraltro, perché è una situazione molto diffusa questa, però sono persone che vogliono dare un contributo alla collettività, hanno una loro dignità, giusto? Ci mancherebbe assolutamente. Donatella, noi In questa primis. dignità te la riconosciamo Grazie e mille. sei una nostra amica. Grazie Ciao! mille. Grazie ancora. Ciao! Grazie. Alla prossima.